Sud, buongiorno a tutti. Oggi il nostro caffè ha odore, è in odore di santità. Io gioco sempre perché oggi ho un ospite veramente un piacere, un grande piacere, perché è un grandissimo amico, ma è soprattutto un meraviglioso padre spirituale. Buongiorno Don Pino De Raco. Buongiorno a te Nino, buongiorno ai tuoi telespettatori. Grazie per l'invito. Ma figurati, noi ci diamo del tu, Don Pino. Sì, certo, indubbiamente. No, perché mi piace questa cosa, c'era una volta una sorta di quasi di distacco, no? Un po' che era, per carità, anche rispettoso, però mi piace che ci sia invece questo affratellamento col sacerdote, che sia un po' più... Allora, Don Pino, tra le altre cose, tu ti trovi ad essere anche parroco delle due parrocchie di Amato di Taurianova e di San Martino, giusto? Sì. Oggi, ieri sera è iniziata la festa in onore di San Martino, si concluderà domani con la processione. E poi con dei festeggiamenti che non sono solo religiosi, ma c'è anche il festeggiamento civile che è organizzato, quello però dal comitato. Sono due cose differenti. No, in sinergia con la parrocchia. Sinergia, il comitato, certo. Di fatto è un gruppo parrocchiale. Quindi il calendario lo stabilite insieme? Sì, tutto insieme. Sì. Tant'è che il presidente del comitato è il parroco. Ah, quindi devo ringraziare te se poi stasera succederà che io devo essere lì a far fare due risate ai concittadini. Ah, cosa sta succedendo? Allora, ieri sera spettacolo di danza e stasera spettacolo di cabaret. Domani sera le due ragazze di Varapodio, le gemelle Scarpari, le nostre amichette, in concerto. Sì. E invece la processione? La processione sarà al mattino dopo la messa delle 9.30. Quindi l'11 domani mattina? L'11 alle 9.30 c'è la messa solenne che precede la processione. Senti, San Martino esce dalla chiesa con la musica del Piave, no? Non più, perché è bene che si rispetti la religiosità del momento. Nel comitato feste o in paese c'erano alcuni cavalieri di Vittorio Veneto. Ora, siccome la statua di San Martino, più che rappresentare San Martino Vescovo, rispecchia quello che lui era prima di diventare Vescovo, soldato, nell'atto di tagliare il mantello e darlo al poverello. E associavano... Ah, ma anche per ringraziarlo per essere riuscito a ritornare dalla grande guerra. Però adesso non in onore più. Anche dei caduti che c'erano Sì, certo. Le motivazioni, per carità, erano buone, ma non propriamente consone al momento che si viveva. Senti, scusa, appoggio la nostra tazzina del nostro buon caffè. San Martino è un paese che ha una fortissima fede religiosa, molto radicata, è una fede radicata soprattutto nella figura di questo santo. Che è il santo della carità. È il santo della carità e della misericordia, è un santo che vive pienamente l'amore. È un santo che vive pienamente la chiamata. Perché lui, soldato, ad un certo punto ha l'illuminazione. Cambia vita. Ha una, proprio la vocazione. Diventa monaco e poi vescovo. Ah, vedi, diventa monaco. E poi vescovo. Sempre, con quel percorso di fede che ha come fondamento l'amore di Cristo. Ed è San Martino di Tours. San Martino di Tours. Lui era nato in Pannonia, credo nell'est europeo. Nell'est Europa, sì. Attuale Ungheria. Sì, credo che la Pannonia era nel territorio ungherese. E poi è andato a Tours, nel monastero di Tours, è il primo santo ad essere confessore senza essere martire. Ah, pensa a te.
confessore della fede senza essere martire. Ci sono parecchie città che hanno scelto di chiamarsi proprio San Martino, ce ne sono in Italia, ce ne sono diverse. Quindi vuol dire che è un santo che è molto sentito nella tradizione popolare oltre che nella fede? Sì, credo di sì, è un santo molto sentito nella tradizione popolare. Certamente ogni luogo dove viene venerato questo santo ha le sue sfaccettature ed è da collegare alla tradizione locale. Beh, voi sacerdoti siete stati bravi pian pianino a, come dire, ad educare il popolo dei fedeli ad allontanare sempre di più certi atteggiamenti che erano legati più alla superstizione. Certamente. Mi ricordo la famosa strascinata, e addirittura c'era la strascinata con la lingua, cioè una sorta di avvicinamento alla chiesa fino alla statua, in ginocchio la facevano le donne. Io mi ricordo da bambino sono rimasto gelato, con questa che poi però leccava la strada. Sì, atteggiamenti, per carità, fatti con spirito di fede, ma che certamente non erano necessari. No. Anche perché la devozione verso un santo, ecco, più che essere vissuta nell'esteriorità, deve essere vissuta partendo dal vissuto personale. Certo. E i santi richiamano ad atteggiamenti concreti, cioè di noi fede. Noi ci guardiamo verso Dio, verso le loro virtù, e dovremmo emulare le loro appunto, virtù. È normale, perché se noi veneriamo San Martino, ma lo veneriamo nell'esteriorità e nel pennacchio sull'elmo non vale la pena. Credo che sia riduttivo. Sminuisce anche la figura stessa di questo santo. La carità è una virtù in evoluzione, Don Pino, no? Nel senso che un tempo carità ed elemosina erano più o meno la stessa cosa, per cui un piatto di pasta, una zuppa o una monetina. Oggi la carità non è più quella, non è solo quella. Non è solo quella, ma non lo era nemmeno ieri. Perché la carità è il volto dell'amore e l'amore non cambia. Certo. E l'amore cambiano le modalità, perché oggi ci sono nuove povertà, ci sono nuove esigenze su cui intervenire, ma il fondamento della carità è sempre l'amore. E certamente c'è da distinguere tra assistenzialismo sociale e carità. Sì. Perché non possiamo, ecco, ridurre la carità al solo assistenzialismo. La carità è l'amore. La carità è la prima qualità, Nino, dell'amore è l'accoglienza. Tu ami nella dimensione dell'altro. Infatti questo è una cosa che mi colpisce. Guarda, allora, l'altra sera hanno dato la notizia di questo poverino, di questo signore che ha liberato il gas dentro casa per finire lui assieme al suo figliuolo, perché dopo la morte della moglie non ce la faceva più. C'era questo figliuolo disagiato, insomma, aveva delle disabilità un po' particolari. Ritengo che la solitudine, per esempio, sia una delle cose che oggi hanno bisogno di grande attenzione, e la carità consiste anche nell'andare a offrire compagnia, no? Dentro le case. Punto. Il beato Antonio Rosmini parlava di una carità spirituale, intellettuale, dove l'aiuto all'altro parte appunto da questo modo del cuore, per portarlo verso la vita eterna, verso Cristo, verso la presenza del Padre che è la fonte dell'amore. Senti, Don Pino, nella carità noi abbiamo l'obbligo di evangelizzare in ogni caso, no? Mi pare. Cioè, di portare l'altro verso Cristo. Certo. Sta succedendo qualcosa di strano in questi ultimi anni, però, perché, scusa se ti interrompo, si parla tanto di avvicinare i popoli e poi di mantenere il rispetto per le diversità di ogni popolo. Ma non si crea una sorta di Babele? Di torre no, di Babele? No, no, no,
No, perché la carità esige innanzitutto il rispetto dell'altro, di quello che l'altro realmente è. E altrimenti diventerebbe una sorta di crociata moderna. Certo. E non va bene, e non va bene perché l'altro ha una dignità, ha una cultura, ha una fede che tu sei chiamato a rispettare. Non è che se io do, tanto per essere concreti, Nino, ho la mensa della Caritas, dove a San Martino funziona 3 volte la settimana, e sì, vengono molti extracomunitari musulmani. Certo. Non è che per io per dargli il piatto di pasta dico ti deve convertire. No. Non è questo il no, senso della carità. Però un punto comune, perché se ci sono degli scontri, cioè se io, allora, si offre l'altra guancia, ma mentre si offre l'altra guancia, Gesù offriva l'altra guancia e diceva, nell'attesa che l'altro capisca che gliela sto offrendo, però cioè, deve capire che dove si sbaglia o sbaglio, cioè il martirio non è richiesto, no, il confronto deve essere reciproco o sbaglio? Beh, il confronto innanzitutto implica la comunione. Non c'è un confronto a senso unico. Cioè, San Martino si leva il mantello, lo dà al poverello, ma il poverello non è che lo prende e lo butta via. No, al poverello gli serviva, però quel dividere non è che glielo dà tutto, no, né gli dà un quarto, no, gli dà la metà, la metà. L'esatta metà, metà. L'esatta metà, e la metà poi unita fa un unico, certo. Ecco, quell'unico crea la comunione. Quindi, ma nella varietà della personalità del santo e del poverello, non è che il santo lo ha obbligato a diventare soldato, no, o a diventare, no, no, si è fermato e ha, come il buon samaritano, chiesto, si è chinato, no, niente, si è chinato. Se tu vedi nella parabola del buon samaritano, intanto erano due nemici, perché tra samaritani e giudei, c'era una grande, lotta, divergenza, sì, sì, di idee. Ma quel giudeo si ferma e si china, e non è che gli domanda la carta d'identità, né gli chiede adesso mi deve fare il favore di passare dalla mia parte. E questo è l'amore. Assolutamente. Io ti voglio chiedere una cosa. Tu hai queste due parrocchie in due paesi dove è presente, dove c'è una presenza, diciamo, extracattolica abbastanza consistente. Perché a San Martino c'è stata, ti ricordi, qualche anno, sì, qualche decennio fa l'esploa degli extracomunitari, sì, sì, cugino, perché, sì, che erano, sì, anche molto più simpatici di, sì, questi, che adesso scusami, io lo devo dire, ma a volte io sono non ti dico terrorizzato, ma sono tutti sanno che io scrivo molto con molto fervore contro certe invasioni. I Vucumpra erano così simpatici perché mi sembravano quelli veramente un po' i miei zii che partirono per l'Australia. Quindi è rimasto a San Martino un po' di questo misto, no, di civiltà. Più o meno come in tutti gli altri paesi. Che io sappia, da quel tempo è rimasta e si è radicata nella comunità, pur mantenendo ovviamente la sua identità, una famiglia che manda i ragazzi a scuola, cioè, che vive proprio stabilmente ed è musulmana. E loro dove pregano? A casa, chiaramente, perché non c'è. No, credo che in zona ci siano delle moschee. Vanno in giro nelle moschee. Almeno, sì, di preciso non so. Poi ci sono degli abitanti che vengono dall'est europeo. Sì, come in tutte le altre. E sono, loro sono ortodossi. Ortodossi, sì, sì, sì. Quindi vanno a Seminara o vanno a San Giovanni Terestrelli. A Bivongi, sì. Come tutti i popoli dell'est europeo. Però voi vi sono... incontrate tranquillamente. Cioè tu sei uno dei tanti preti che ormai si trova, parroci che ormai si trova davanti una realtà multietnica. Una realtà multietnica che ha molto molto cambiata rispetto al passato. Però è calma San Martino, amato. Sì, sì, no, sostanzialmente. I ragazzi tra di loro si sì, trovano. Sì, 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 sostanzialmente sono due comunità molto calme, rispettose, due comunità di gente laboriosa, di gente buona.
dove ecco, la buona vita del Vangelo viene vissuta nella quotidianità. Ma questo non più e non meno rispetto alle altre, con le problematiche del tempo moderno. Quindi, insomma, Novelli San Martino, i sammartinesi accolgono e condividono. Sì, 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 sì. Certamente rimane un impegno concreto per la comunità, perché una comunità che venera un santo di tale portata si deve rivedere e rispecchiare nella quotidianità del suo cammino esistenziale. Certo. Perché non possiamo ridurre ecco, San Martino ai soli festeggiamenti 1, 9, 10, 11 e così via di novembre, ma la venerazione verso questo santo di cui il paese porta il nome è un impegno a modellarsi secondo quell'esempio. È un invito ad accogliere quel gesto di amore. Mentre gli amatesi hanno come santo protettore San Pio X, che per la prima volta Papa Sarto, che per la prima volta lo ha festeggiato l'anno scorso, il 21. Sì, perché c'era il quadro in processione. Sì, perché una volta nella chiesetta c'era un quadro dell'Immacolata e questa popolazione rurale era devota all'Immacolata, pur se la chiesa rimaneva intitolata e si faceva la festa dell'Immacolata due volte l'anno con la festività estiva mobile. Certo. Beh, abbiamo un po' messo le cose in ordine, perché io gliel'ho detto alla comunità, insomma, con un esempio molto semplice, ma ho notato incisivo, dicendo se ognuno di noi festeggia il suo compleanno il giorno in cui è nato, che senso ha festeggiarlo 4 mesi prima o 4 mesi dopo? Giusto. Allora è bene fare le cose secondo anche un senso logico, insomma. No? Qui però l'Immacolata si festeggia l'8 di dicembre, però d'estate il 21 agosto, c'è la, che è poi il patrono della comunità. E il motto di San Pio X, ad esempio, è presa da una frase di San Paolo, instaurare omnia in Cristo. Cioè bello. Tutto essere ricapitolato in Cristo centro e l'amore, la famiglia, il lavoro, tutto riconduce a Cristo, alla centralità del messaggio evangelico, alla presenza di Cristo nella storia del credente. Beh, tu hai due belle missioni, insomma, no? Beh, è bella questa. Molto impegnative. È molto impegnativa. Peraltro hai questi due. Tu sai che io adoro Amato e San Martino, in maniera perché la genuinità dei rapporti in questi due piccoli centri della Piana, la genuinità dei rapporti, l'affettuosità che dimostrano proprio, almeno nei miei confronti sono stati veramente sempre molto accoglienti, sono molto molto accoglienti. Sono due comunità, due popoli molto accoglienti, veramente, molto rispettosi. Sì. Loro vivono in queste che sono due parti del comune di Taurianova, perché sono Taurianova è diviso in 4-5 parti, ci sono San Martino, Amato, poi c'è il centro di Taurianova che è diviso in Iatrinoli, Radicena, poi c'è Pegara. Insomma, ci sono. Ma guarda, culturalmente parlando, credo che con Taurianova centro abbiano poco a che vedere. Sì, eh? Sì. Abbiano poco a che vedere. Come se fossero popolazioni differenti. Sì. Cioè proprio ognuno è a sé stante. Sì. Ma frutto di un cammino storico non condiviso. Tu vai a vedere la storia di San Martino, non si collega affatto con la storia della vecchia Iatreion. No, però a San Martino c'era un castello normanno, se non sbaglio. Sì, no? In un sito un po' più spostato, verso il fiume dove sorgeva il vecchio paese prima del terremoto del 1783. Ah, beh, ma lì c'è stato un cataclisma. È un cataclisma, tutta la morfologia del territorio. Sì, ha proprio spostato la morfologia, è stata completamente. Però appunto, vedi, Nino, sono crollate le case. Come purtroppo oggi Terranova, San Martino, Oppido,
ma l'identità religiosa è rimasta. Questo è bello. Ad esempio, Terranova, tutte le case sono crollate. Il crocefisso nero è rimasto in piedi. Che poi, diciamolo, è stato restaurato ed è nero. Nero, sì. Cioè, non è, sì. Dice, ma forse l'avevano pitturato. No, no, così. È nero. Il restauro lo ha... Io sono stato una quindicina di giorni fa ospite dei meravigliosi missionari dell'evangelizzazione che mi hanno fatto salire proprio sull'altare per vederlo da vicino, ed è di una bellezza folgorante questo meraviglioso crocifisso ligneo. È la stessa identica cosa a San Martino. Le case sono crollate, hanno spostato il sito. Ma la fede no. Ma la fede, San Martino, è rimasto. Allora, noi adesso ci fermiamo, diamo l'appuntamento, stasera venite, vi fate due risate, perché se Dio vuole, se ce la faccio a far ridere, poi non è che uno è detto, uno ci prova, poi che ne so. Che si mangia stasera? Cosa c'è? Perché lì ci sono sempre le zeppole buone. C'è... Sì, ad esempio il giorno 10 da 16 anni... La Caritas parrocchiale, infatti è il sedicesimo anno, organizza la Sagra delle Zeppole. La Sagra delle Zeppole. Magari con una piccola offerta, perché la Caritas vive anche e soprattutto di quelle offerte lì. Sì. Mi raccomando, quindi ci vediamo stasera. Poi domani, ma domani mattina c'è la processione di San Martino, anche quella è molto, molto sentita e quindi sarebbe bello condividerla. E poi domani sera ancora un po' di festa, proprio perché... È giusto. E poi mi piace l'idea che a metà novembre ci sia una festa, perché fa buio presto. E poi...